Presidente, soprattutto una bella serata all'insegna dell'amicizia per rinsaldare certi rapporti che ormai sono consolidati, ma anche un buon Pineto io aggiungerei. Certo, questa spero che diventi una classica pre-campionato tra chiaramente due squadre molto vicine come società. Diciamo che è stata una bellissima serata come pubblico, come gioco. Abbiamo apprezzato sia il Pescara sia il Pineto. Abbiamo visto due bei gol, mi sembra, certo, sia quello nostro che quello del Pescara, il secondo. Quindi speriamo bene, sicuramente ci sono le premesse per far bene sia per il Pescara che per il Pineto. Un bell'attacco, il Pineto ha mantenuto la struttura dello scorso anno, però ha completamente rivoluzionato il reparto offensivo. E che giocatori, noi non conoscevamo per esempio Sarrizzo, davvero una bella scoperta. Sì, anche per noi, però è venuto veramente con delle credenziali molto forti, un ragazzo molto bravo, pare che sia uno dei migliori giocatori in Sardegna, quindi è venuto con noi col piacere di star con noi, quindi io sono orgoglioso di questo perché tanti giocatori, tanti ragazzi della Serie D farebbero a gara a venire a Pineto, quindi non questa, c'è dubbio, questa è una cosa bellissima. Presidente, è prematuro preconizzare quello che sarà nel prossimo campionato, però insomma le premesse sono incoraggianti. Le premesse sono incoraggianti, ci teniamo moltissimo, mi auguro che Massimo Epifani, il mister, faccia veramente un bel lavoro, ma già lo sta facendo e quindi siamo convinti veramente di ripetere veramente un bel campionato. E domani si esibirà il presidente Silvio Brocco. È un'esibizione di altro genere, musicale, con la speranza veramente anche lì di essere all'altezza.